Inizialmente, gli ultimi fatti di cronaca, diciamo, queste morti delle donne che cominciano ad avere un po' una ricorrenza più frequente, ma poi anche spiegare tutta una ritualità che parte dal passato. Infatti stiamo ultimando un corto che non è il classico corto che si centra solo sulle scene, sui fatti di oggi, ma parte dal passato. Infatti il titolo si chiama Antropocene, il titolo del corto, quindi parte dal passato e mostra un po' tutte quelle che sono le peculiarità e come si sono sviluppate, diciamo, certe situazioni fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma arriva a un concetto più ampio di violenza, non solo sulla donna, ma anche su quello della natura, sugli animali. Quindi è un corto, sì, parla della donna, però anche un po' ad ampio spettro. Senza dubbio, quando mi hanno chiesto questo ruolo, io ho detto subito di sì, perché anche per me è un tema molto importante, è un tema sicuramente molto triste, purtroppo, e credo che dobbiamo lottare. E, ad esempio, ieri abbiamo fatto una scena molto particolare. Non so se si può svelare. Beh, è un corto. Sì. Però quello che voglio dire è interessante comunque anche trovare un ruolo della vittima, no? Nella vita reale, quello che veramente succede. Sì, praticamente anche come per capire certe, come spiegare, meccanismi dinamici che succedono dietro tutto questo, non è semplice, però è un tema che dobbiamo sempre portare avanti. Sì, la scena di ieri, diciamo, che appunto dimostra come si possono sviluppare delle dinamiche che poi confluiscono, scusate, nella violenza finale, tragica. Sì, anche quando, ad esempio, la maggior parte degli uomini purtroppo adesso accettano anche quando una ragazza magari non vuole più continuare un rapporto, è veramente anche questa situazione particolare. Ecco, questo deriva un po' dall'egocentrismo, ma più che l'egocentrismo direi da un discorso di possessione, non c'è il rispetto della natura umana. Infatti per questo il corto poi si allarga sulla natura animale, sulla natura in generale. Ci sono anche altre scene che però dimostrano anche il carattere umano che si evolve e si orienta alla speranza. Nella mia vita, diciamo, reale ho subito già varie violenze e comunque ho conosciuto anche dei vari uomini che non sanno. Cioè non accettano quando magari la donna non ci sta più e più o meno come già viviamo i tempi moderni, no? E interpretare, cioè non è che mi piace proprio tanto, perché violenza, subire soprattutto violenza non è una cosa bella, è una cosa carina, però cioè non ho avuto nemmeno la difficoltà a interpretare, non so come dire. Hai una certa spontaneità, essendo. Volevo solamente fare una cosa magari positiva, fare qualcosa che possa aiutare le persone. La sceneggiatrice, che è la Patrizia Ferrato, e si riferisce all'era dell'antropocene. Okay. Perché considera che la violenza parte appunto da tempi molto molto più distanti della realtà odierna. Quale è la scena finale sulla panchina rossa della violenza? Ma no, c'è anche io sono residente a Noale dal 2001, quindi sono un noalese di adozione. Veramente bellissimo qua, nonostante del tempo che abbiamo avuto oggi, però veramente bellissimo. È una cittadina molto medievale. Io non conoscevo prima, per la prima volta che vengo, però mi è piaciuta.
cosa, vi aspettiamo tutti, no? Sì, vi aspettiamo sui social, sulle piattaforme, con voi, e ringrazio il Comune di Noare che ci ha concesso i permessi per le riprese storiche. Un grande bacio.